Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura torniamo a occuparci di sanità, sull'ormai annosa polemica riguardante il DEA di secondo livello che coinvolge gli ospedali di Chieti e Pescara. È intervenuto il PD ribadendo che la questione dovrà essere affrontata dalla Regione senza inutili campalinismi. L'ex assessore regionale alla sanità, Silvio Polucci, ha poi ricordato che la passata giunta aveva puntato sul project financing del nuovo ospedale Santissima Annunziata, dove sono crollate le prestazioni chirurgiche. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Il PD fa il punto della situazione per quanto riguarda il DEA di secondo livello. Bando ai campanilismi, avete parlato di quelle che sono le criticità, ribadendo di essere favorevoli al project financing e dunque un nuovo ospedale a Chieti. Noi siamo favorevoli perché è stata sempre la nostra proposta, però quello che chiediamo dopo sei mesi è che ci sia chiarezza dall'altra parte, cioè da parte di chi oggi governa, che allora era contrario a questo tipo di proposta, semplicemente ce ne deve dare un'altra, perché non possiamo lasciare l'ospedale così come sta, senza parcheggi, con i cittadini e le famiglie e gli utenti che sono gravati dalle difficoltà della struttura e con mezzo ospedale sostanzialmente chiuso. Penso che sia un passaggio determinante quello di dirci con chiarezza cosa si intende fare rispetto alla struttura sanitaria a Chieti. Lei ha parlato anche del problema delle nomine di alcuni primari. Beh sì, vogliamo capire perché da mesi e mesi scendono le prestazioni chirurgiche e non si fanno le nomine dei nuovi primari. La domanda è, non vorremmo, anzi non vogliamo e quindi chiediamo, non è mica merce di scambio elettorale anche quella? Pensiamo di no, però per avere chiarezza anche su questo punto chiediamo un'immediata procedura che avvii la nomina del primario nuovo. Rivolgete alla Regione ma anche alla ASL? Assolutamente sì, però ASL che è afflitta dalla carenza della governance da mesi e mesi e mesi. Quando all'ultimo scorcio della precedente legislatura noi proponevamo una sorta di proroga ponte per arrivare poi con il nuovo governo regionale anche alla nuova identificazione della governance, ci fu detto andiamo in procura se lo fate, però la risposta non può essere che dopo mesi e mesi si è in assenza del direttore generale a Chieti e all'Aquila, penso che sia un grave errore. E a proposito dello scontro politico, l'assessore regionale Mauro Febbo ha risposto alle accuse lanciate ieri dal PD a proposito della tardata riapertura del centro sportivo Le Naiadi. Abbiamo ereditato una situazione disastrosa, ha dichiarato Febbo, ma abbiamo già investito 165.000 euro. Ci vuole la faccia tosta del PD per intervenire sulla questione Le Naiadi. E questa è la risposta piccata di Mauro Febbo, assessore regionale al turismo e alle attività produttive, al blitz dell'altro giorno da parte del Partito Democratico al centro sportivo di Pescara. I militanti del partito di centrosinistra infatti avevano organizzato una conferenza stampa per denunciare la lentezza dell'amministrazione su manutenzione e bando per la gestione, chiedendo la riapertura immediata degli impianti. Non si è fatta attendere la risposta pubblica dell'esponente del governo regionale. Febbo ha dichiarato che nella struttura sportiva sono stati investiti già 165.000 euro per ripristinare caldaie e centraline. Tra le priorità dell'amministrazione anche l'installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza. Abbiamo invertito la rotta, dice Febbo soddisfatto. Abbiamo ereditato un disastro dal punto di vista amministrativo, economico e strutturale. Inoltre, mentre il PD chiede di spiegare che fine ha fatto la società che nelle Naiadi intendeva investire 10 milioni, l'assessore ha dichiarato di aver concluso l'iter del bando per l'aggiudicazione del nuovo gestore. Alle passerelle del Partito Democratico, conclude Febbo, preferisco la soluzione concreta dei problemi. E a proposito di passerelle, l'11 luglio era avvenuta l'inaugurazione del centro sportivo alla presenza dello stesso Febbo, degli altri assessori regionali, del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e del sindaco di Pescara Carlo Masci. La riapertura sarebbe dovuta avvenire pochi giorni dopo, ma fu poi rinviata a settembre, giusto in tempo, se il programma sarà rispettato, per l'inizio della nuova stagione sportiva. Le Naiadi sono chiuse da aprile e da allora attendono l'evolversi della situazione decine di dipendenti del centro sportivo. L'assessore comunale alla terza età, Nicoletta Dinisio, e il capogruppo dell'UDC al comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, sono tornati nuovamente a denunciare questa mattina, nel corso di un incontro con la stampa, il sovraffollamento del reparto di geriatria all'ospedale civile.
A Pescara il reparto di geriatria dell'ospedale Spirito Santo è praticamente al collasso. La denuncia arriva dall'UDC con il capogruppo al comune di Pescara Massimiliano Pignoli che annuncia azioni di protesta eclatanti. Siamo stati ricevuti dal direttore sanitario che ci ha ovviamente riconfermato quello che diceva lei, cioè il fatto di questo sovraffollamento, però noi abbiamo detto che c'è l'ottavo piano dell'ala vuota e che ci sono dei reparti come l'Oculistica e lo Torino praticamente che sono semivuoti a cui potrebbero essere sistemati queste persone. Stamattina l'assessore si è recato presso il reparto di geriatria, ha riportato della documentazione sia cartacea che fotografica abbastanza allarmante, persone messe sul corridoio addirittura con la bomba d'ossigeno per terra che non è a norma, quindi ripeto non escludiamo azioni eclatanti nei prossimi giorni se la situazione non dovesse migliorare radicalmente. L'assessore alla terza età del comune Nicoletta Dinisio, raccogliendo invece le proteste degli utenti, chiede una risoluzione immediata del problema e l'impegno della regione e della assessorato alla sanità. Sicuramente insieme alla regione, insieme all'assessore Verì che già aveva aperto un tavolo insieme alla ASL, insieme ai sindacati proprio per il dannoso problema della geriatria e anche di altri reparti. E quindi sono qui per rinvitare la dottoressa Verì a riaprire questo tavolo perché sicuramente insieme, collaborando insieme, possiamo avere una risoluzione. Anche perché la gente, tutti noi siamo stanchi di avere sempre tagli, tagli, tagli alla sanità e quindi la richiesta, la maggior richiesta che parlo a nome di tutti, di dire alla Verì, alla dottoressa Verì, di magari di incrementare qualche volta la sanità pubblica, i tagli magari li facciamo da un'altra parte. Voltiamo pagina. Il mercatino etnico nel sottopasso di Via Ferrari a Pescara, che fu al centro di mille polemiche durante la campagna elettorale, sarà presto chiuso. Una legge regionale dell'anno scorso infatti permetterà di considerare decadute le concessioni. Le idee su come riutilizzare il tunnel della stazione ferroviaria però sono molte e confuse. Verrà chiuso il mercatino etnico nel sottopasso di Via Ferrari a Pescara. Benché 31 commercianti hanno ottenuto titoli abilitativi e hanno pagato le tasse per l'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione pescarese intende impugnare la legge regionale del 31 luglio 2018, secondo cui il titolo abilitativo è dichiarato decaduto qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori a un mese in ciascun anno solare. Infatti nel periodo estivo sono state pochissime le bancarelle allestite. Alcuni commercianti, una volta chiuso il mercato, saranno spostati in dei posti disponibili nei tradizionali mercati rionali. Mentre in comune sono tutti d'accordo sulla chiusura del punto vendita inaugurato appena 4 mesi fa e costato 250.000 euro di soldi pubblici, questione tra l'altro su cui si accese la campagna elettorale, le proposte su come riutilizzare il tunnel della stazione ferroviaria sono molte e discordanti. Il consigliere comunale Fabrizio Rapposelli propone di riaprire il passaggio al traffico oppure di stabilire un parcheggio per i camper. Il vice sindaco Luigi Alboremascia invece aveva parlato di un museo del treno e l'assessore al commercio Alfredo Cremonese vorrebbe realizzare infine un deposito per l'affitto di bici e monopattini elettrici, proprio mentre impazza la polemica sull'omologazione e le richieste di ritiro dal mercato di questa tipologia di mezzi. Prosegue l'estate francavillese con il Cenacolo dei Sapori che si terrà al Paese Alto nei giorni 23, 24 e 25 di agosto. Oggi la presentazione dell'evento con la proclamazione del vincitore del premio Mumi assegnato all'attore Riccardo Scamarcio. Vediamo il servizio. Siamo su una splendida Buick del 1937, siamo in piazza San Domenico, il cuore di Francavilla, proseguono sindaco gli eventi di questa estate francavillese da tutto esaurito e ci sarà il Cenacolo Michettiano nel prossimo weekend. Al Cenacolo dei Sapori l'ho sempre definita la manifestazione più bella di Francavilla, quella che apre il cuore, che racconta di un'epoca molto particolare dove ci fu il progresso al centro di tutto, l'arte e il progresso ci furono. Progresso, voi pensate, si passò dalla mongolfiera all'aereo, fu inventato il cinema, avvenne questo e tanto altro in quell'epoca straordinaria e noi la vogliamo rivivere con gli abiti d'epoca, la vogliamo rivivere con il buon cibo locale che verrà
gustato in, questo paese alto, lo vogliamo rivivere facendo appunto riassaporare le sensazioni che vivevano all'epoca Michetti, D'Annunzio, Matilde Serao, Barbella, tutti coloro che si riunivano nel Cenacolo Michettiano e creavano ognuno nella loro arte. Ci saranno anche importanti personaggi che ci verranno a fare visita, ci saranno Riccardo Scamarcio, ci sarà Violante Placido, ogni sera ci sarà un grande personaggio, ci saranno i figuranti, ci saranno veramente, c'è tanto da vivere, da gustare, come ormai sanno le migliaia di visitatori che ci vengono a far vista ogni anno. Siamo arrivati alla 7ª edizione, ogni anno più bella di quella precedente. Riccardo Scamarcio, vincitore del premio Mumi. Sì, grazie al direttore del premio Mumi, Davide Cavuti, avremo questa ospite d'eccezione domenica sera, riceverà il premio Mumi appunto Scamarcio e noi lo aspettiamo qui al Cenacolo dei Sapori. È un legame indissolubile quello tra Leo Junior e Pescara. Il fuoriclasse brasiliano, in biancazzurro dall'87 all'89, è tornato in questi giorni nel capoluogo adriatico. Ieri allo stabilimento La Croce del Sud ha parlato delle sue stagioni pescaresi nell'ambito della presentazione del libro Poveri ma belli, scritto da Lucio Biancatelli. Ma per me è un piacere, un orgoglio anche di aver fatto parte, diciamo, di una storia bellissima della città con questo calcio degli anni 80, anche per ritrovare un po' i miei compagni, i miei amici, più che compagni e amici, come Pagano, come Marchegiani, gente che siamo rimasti dopo 30 anni ancora assieme. Cioè, io vengo volentieri a Pescara, cioè da quando sono andato via sono mancato solo l'anno scorso perché è nato il mio nipote. Tutti gli altri anni vengono sempre e spesso. Leo Junior dal Brasile segue sempre il Pescara, si mantiene sempre informato sulle vicende biancazzurre, e questo il rapporto forte che è rimasto con Pescara a distanza di tanti anni? Sì, seguo spesso perché, cioè, ho tifato anche adesso quando sono andato nei playoff, di magari ritrovare questa squadra in Serie A. È sempre la stessa cosa, quando si trovi bene in un posto, vai via e c'è anche l'affetto della gente, è difficile scordare, e questo certamente è capitato anche con me, anche se saranno passati 50 anni, io avrò sempre qualcosa da guardare, non solo della città, ma soprattutto della società. Un ricordo particolare di quegli anni? Ma penso alla vittoria con la Juve dentro casa, 2-0, il Pescara non aveva mai battuto la Juve aveva una bellissima squadra. Sibiglia, quando ha preso la società, almeno in 2 anni che ho vissuto qui, il rapporto con lui è stato sempre eccezionale, anche perché lui era sempre a disposizione per fare, diciamo, il meglio per la società e anche per la squadra. Un messaggio, il messaggio di Leo Junior alla squadra e ai tifosi per questa stagione? Ragazzi, forza Pescara, speriamo come l'86-87 o 91-92 di ritornare in Serie A. È cambiato il calcio a distanza di tanti anni, non è più questo il calcio di una volta, però Pescara è rimasta la stessa? Sì, come città sì, penso che l'entusiasmo è uguale, anche perché ho seguito l'anno scorso quando per un pelo non sono ritornati in Serie A. Andiamo avanti col nostro telegiornale. È stata la contrada a Terravecchia ad aggiudicarsi la 19ª edizione del Palio del Barone. Erano circa 4.000 le persone presenti per una manifestazione divenuta centrale nell'estate di Tortoreto e che ha impegnato 400 figuranti provenienti da Abruzzo e Marche. Il servizio è di Paolo Sinibaldi. Sindaco Domenico Piccioni, lo spettacolo è di quelli davvero eccezionali questa sera. Sì, bellissimo spettacolo con una cornice di pubblico meraviglioso. Anche questa manifestazione è ok, è la nostra manifestazione migliore di tutta l'estate. Siamo felicissimi di avere questo riscontro. L'impressione, non supportata dai numeri, ma è soltanto un'impressione, è che quest'anno ci sia forse ancora più folla rispetto al passato. Penso di sì, su tutto il territorio, su tutto il centro storico sicuramente ci sono più persone. Sindaco, questa è la dimostrazione che si possono fare spettacoli, manifestazioni, turismo importante, magari con un budget che è quello che è, ma con un'attenta programmazione sì, si può fare. Sì, e questo è vero, dobbiamo ringraziare il presidente della stazione Enio Guercioni, che ogni anno ci delizia con spettacoli nuovi, spettacoli diversi, come
quello che stiamo ammirando in questo momento. Quest'anno abbiamo cercato di rinnovare sia gli spettacoli che alcuni giochi. L'affluenza di pubblico è stata immensa, non ce l'aspettavamo, ogni anno cresce sempre di più e questo è un riscontro che ci fa enormemente piacere e depone a favore di questa manifestazione. Si dice sempre, molti dicono così, poi in realtà non è così, che anno per anno ci sono novità, si deve cambiare. Voi quest'anno l'avete cambiata per davvero la serata finale del Palio del Barone? Sì, sì, abbiamo cambiato. Dicevo prima, spettacoli, ma anche giochi, ma anche un po' anche l'organizzazione, la scaletta della serata, così come si suole dire, ed è stato un grande successo. Noi siamo al buio, ma in realtà noi ti stiamo disturbando mentre si sta ancora svolgendo la parte finale con lo spettacolo del fuoco e poi il grande fuoco, quello che attendiamo tutti e che testimonieremo con le immagini, cioè l'incendio della torre. Dovrebbe essere, questo spettacolo è già fantastico di per sé, ma quello dell'incendio della torre è unico e lo aspettiamo con trepidazione. Ennio, tra qualche minuto si comincia a pensare al 2020? Sicuramente, appena terminata la manifestazione, si comincia a lavorare già per l'anno prossimo. Complimenti, grazie. Grazie a voi. Al Circolo Anziani di Nereto torna fino a sabato 24 la tradizionale sagra della capra alla neretese, piatto tipico per eccellenza, da oltre un secolo revisionato e riproposto da diversi anni dagli anziani del circolo. Torna la sagra alla neretese, un fiore all'occhiello della cucina locale neretese. Ci teniamo moltissimo e ogni anno aumenta anche la gente. È entusiasta, quindi è un piatto certamente prelibato. Ma quali sono le origini di questo piatto? Beh, le origini di questo piatto, allora, nella transumanza portavano, no, il bestiame al mare, magari le pecore, le capre, poi la capra è quella più antipatica a tenere e nel ritorno lasciava le capre della Val Vibrata. E noi davamo in cambio il pomodoro, no? Che era lo scambio, no? Ci stava. E allora con queste capre che ci ha fatto in Neretese ci ha inventato questo piatto che non fa nessuno in Italia, è unico in Italia ed è un piatto riconosciuto dalla regione Abruzzo. Sono in compagnia di Franca, vicepresidente ma anche cuoca, che adesso ci dirà qual è il segreto della capra alla neretese, quali sono gli ingredienti e tutti i passaggi. Io posso dire gli ingredienti, però il modo di cottura è molto lenta, molto è difficile la cottura, non gli ingredienti, perché gli ingredienti sono semplicissimi. Allora, facciamo una ricetta per quattro persone. Per quattro persone ci vogliono 2 kg di capra, ci vuole il pomodoro fresco, peperone, olio d'oliva e cipolla. Niente, chiodi di garofano, niente di più, solo dopo è la cottura, la preparazione che è molto lenta, molto difficile da fare. E siamo così giunti alla pagina sportiva del TG6 che apriamo parlando del Delfino. Il giudice sportivo ha fermato per 3 giornate di Coppa l'attaccante del Pescara Marco Tumminello, espulso contro l'Empoli domenica scorsa. Quella appena iniziata è la settimana che porterà al debutto in campionato a Salerno. Da monitorare in questi giorni le condizioni dei giocatori acciaccati, in particolare Palmiero, Crecco e Memusciai. Intanto il Delfino è vicino a un rinforzo per il centrocampo e si tratta del cipriota Grigoris Castanos. Per lui è un ritorno quello in riva all'Adriatico. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Archiviata la Team Cup con l'eliminazione di Empoli, al termine comunque di una discreta prova, le attenzioni del Pescara sono ora verso il debutto di campionato, sabato alle 18 a Salerno e a strettissimo giro sul mercato. Dall'abbondanza si è al momento passati ad una carenza di centrocampisti. Ci sono stati dei giorni nei quali l'organico del Pescara contava nello stesso momento di Brugman, Canutè, Palmiero e Bruno solo per restare al ruolo di regista. Le cessioni dei primi due e l'acciacco di Palmiero hanno costretto Zauri
all'unica scelta possibile, Bruno, per la gara del Castellani. A complicare ancora di più i piani, l'infortunio di Tabì e quelli più leggeri di Crecco e Memushai, quest'ultimo è entrato poco prima dei supplementari ad Empoli. Con Melegoni e Ciocev ai box ancora per un po', il jolly Christian Ventola ha convinto Zauri ed è destinato a restare. D'utilità, affidabilità e buone prestazioni sono state qualità importanti. Ma Sebastiani, Repetto e Bocchetti non si fermano e per il reparto sono vicinissimi alla formalizzazione di Grigoris Castanos, mezzala di qualità, all'occorrenza trequartista per il 21enne giocatore cipriota di proprietà della Juventus. Si tratterebbe di un ritorno in riva all'Adriatico, dove era già stato nell'ultima stagione in Serie A dei biancazzurri da gennaio a giugno 2017, totalizzando 8 presenze, 3 da titolare. La stagione successiva negativa, una sola presenza in Belgio al Waregem e una pubalgia che lo ha tenuto fuori dai campi fino alla scorsa annata, trascorsa in Serie C nella Under 23 bianconera, 33 presenze e 3 reti. Si va verso la formula del prestito con diritto di riscatto, ma per un'ulteriore accelerazione si aspetteranno gli ultimi giorni. Un terzino sinistro alternativo a Del Grosso dopo la partenza di Elisalde e un esterno d'attacco, data l'impossibilità del ritorno di Sottil. Il sogno resta Antonio Di Gaudio, fuori dai piani del Verona in Serie A. L'ingaggio è lo scoglio principale da superare e se le pretese del calciatore non scendono o non c'è una compartecipazione del club scaligero, difficile che l'affare vada in porto. Trattativa che potrebbe però sbloccarsi a ridosso della chiusura del mercato. Contatti in corso anche con l'Udinese per il brasiliano Rainer Matos, lo scorso anno anch'egli a Verona, e poi lo svincolato Cristian Pasquato è un nome che sovente negli ultimi anni è stato accostato al Delfino, l'uruguaiano Cesar Falletti in uscita dal Bologna. Per il terzino sinistro, il Pescara si siederà a tavolino con la Juventus per il figlio d'arte Pietro Berruatto, da tenere in considerazione anche l'ipotesi Nicola Falasco, che non rientra nei piani del Perugia. Ed è arrivata la sconfitta in Serie D per il Giulianova al De Marsi in Coppa contro l'Avezzano. Il presidente giallorosso spera in un campionato più tranquillo rispetto a quello della passata stagione. L'anno scorso siamo arrivati fino a quasi la fine, avevamo vinto delle partite che forse non dovevamo vincere all'inizio, perché le prime partite sono quelle più delicate. Mi ricordano Taresco, dove abbiamo vinto e soffrimmo tantissimo, e quest'anno probabilmente in una partita dove non abbiamo subito 50 tiri a porta abbiamo preso 2 gol e ci sta, non succede niente, anzi ci prepareremo meglio per il campionato. Sappiamo che dobbiamo fare una partita a settimana e quella faremo. Adesso rinforzeremo la rosa, arriveranno altri giocatori e quindi ci prepareremo per il campionato. Rosa che a livello di over è stata rinforzata nelle ultime 2-3 settimane con l'arrivo dei vari Dolce, Moi, Fioretti, sono innesti importanti, chiaramente devono un po' conoscersi. Certo, voglio dire, questo è stato uno dei problemi per cui oggi insomma eravamo in una condizione fisica non ottimale su tutti quanti i titolari, quindi sapevamo che dovevamo fare una partita e non avevamo tutti i giocatori al meglio, però voglio dire, la Coppa porta via tante energie in un campionato. L'anno scorso abbiamo avuto questa esperienza, quest'anno abbiamo rischiato tra virgolette di poter fare le prime partite con una preparazione atletica ancora non sufficiente. È andata male, non succede niente. Le chiedo, visto che è la prima volta che ci sentiamo per la nuova stagione, qual è l'obiettivo di questo campionato per il Giulianova? Ma l'obiettivo di questo campionato è di fare una salvezza più tranquilla di quella dell'anno scorso. Quindi l'anno scorso ci siamo salvati all'ultima giornata, quest'anno vogliamo salvarci prima e poi vediamo se riusciamo ad arrivare fin sotto ai fatidici playoff, e ci arriveremo, cercheremo di fare il meglio possibile, ecco, però dobbiamo salvarci il prima possibile. Sul versante opposto invece, dopo il successo col Giulianova, domenica per l'Avezzano ci sarà l'impegno di Coppa Italia a Notaresco. Anche se in casa biancoverde si continua a guardare al mercato, come ammette anche il direttore sportivo Aldo Franceschini. Quanto manca per completare l'organico? Diciamo che l'organico, secondo me, sono stati fatti i passi giusti. È chiaro che non è ancora sufficiente, dobbiamo fare qualcosina, già ci stiamo muovendo per completare l'organico e speriamo di farlo nel più breve tempo possibile, perché poi bisogna assemblarli, una squadra tutta nuova, quindi ci vuole tempo. In quali reparti soprattutto interverrete? Mi pare che comunque l'11 che abbiamo visto sia competitivo, però la rosa va integrata, soprattutto in quali reparti?
Hai detto bene, è chiaro che noi nell'11 siamo una buona squadra, però a livello di under dobbiamo fare ancora qualcosa e poi sicuramente dietro dobbiamo completarci, perché abbiamo solo due difensori centrali over e un ragazzo, seppur bravo, del 2000 centralmente, quindi comunque un terzo centrale andrà preso. Dal punto di vista personale è un'esperienza questa che è maturata sostanzialmente un mese e mezzo fa con l'Avezzano, che aveva scelto un management e poi c'è stato il cambio. Come ha vissuto, immagino con grande soddisfazione, questo avvento ad Avezzano? Eh sì, è stata una bella scoperta, diciamo. Poi ho conosciuto il presidente, che è una persona eccezionale. Io non ho seguito l'Avezzano nelle ultime partite perché comunque seguo da tanto, comunque seguo tutti i campionati dalla Serie A alla prima categoria, perché facendo il mio lavoro bisogna conoscere i giocatori. E quando c'è stata la chiamata dell'Avezzano, la gente è stata una grande soddisfazione, cosciente della difficoltà, perché la piazza comunque è esigente. Avezzano è una piazza importante che merita grandi soddisfazioni, dove si è fatto calcio ad ottimi livelli, quindi noi speriamo con il lavoro di regalare delle belle soddisfazioni sia ai tifosi e soprattutto al presidente, che se lo merita. E ora cambiamo sport, perché sono al via gli internazionali di tennis all'Aquila, che proseguiranno fino a domenica. Nel capoluogo il grande tennis, con tante teste di serie e giovani italiani promettenti. Il grande tennis, dopo più di 10 anni, è tornato all'Aquila. Gli occhi del mondo sulla città, con gli internazionali di tennis Città dell'Aquila, Ternogas & Power Tennis Cup. Il torneo è il quarto ATP Challenger del 2019, targato MEF Tennis Event, unico in Italia. E terminerà domenica. Vedrà professionisti e giovani emergenti alla ricerca di preziosi punti per la classifica mondiale sfidarsi sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Peppe Verna del capoluogo, uno dei più antichi d'Abruzzo. Tantissimi i tennisti di valore, le teste di serie presenti e molti italiani promettenti. Un evento importante anche per le presenze in città, che coincidono un po' con quelle della perdonanza, per cui c'è un buon movimento. C'è Andrei Martin, testa di serie numero 1, il grande favorito del torneo, che dovrà vedersela con tanti tanti giovani molto interessanti, italiani e non solo. C'è Lorenzo Musetti, numero 1 del mondo under 18, Francesco Forti, Gianmarco Moroni, Gianluigi Quinzi e non solo. E c'è la presenza dell'ex numero 1 del mondo Juan Carlos Ferrero, qui con Carlos Alcaraz García, uno degli spagnoli più interessanti, 15 anni, già diverse esperienze a livello internazionale, a livello challenger. Tutto ciò conferma quanto di buono MEF Tennis Events ha fatto quest'anno. Questo è il quarto challenger organizzato da MEF e lo spettacolo è garantito. Siamo così giunti alla fine di questa edizione del TG6. Io vi ricordo che tutti i nostri servizi li potete rivedere sul canale YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il prossimo appuntamento con l'informazione della nostra emittente alle ore 19. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.